Ciao ragazzi! Oggi è venerdì e torniamo con le nostre storie al canale della sera, appunto. Storie da 5 minuti. Infatti, Siete sotto le coperte? Mi raccomando. avete le cuffie? Sì, mi raccomando. Fatevi dare il bacio della buonanotte, fatevi rimboccare le coperte perché adesso ci siamo noi a farvi rilassare. O almeno, questo è il nostro intento. Sì. Forse ci riusciremo, forse no, non lo sappiamo. Comunque questa fiaba è dedicata a Gus e si intitola Buonanotte Gus. È una fiaba di Cenerentola, ma è dedicata appunto a Gus. Sì, appunto. Quindi ora non ci dilunghiamo troppo e iniziamo. Allora, è sera e Cenerentola dalla finestra della sua stanzetta in soffitta può vedere l'orologio del castello. Imitando nei rintocchi, picchietta una trave accanto al suo letto. È ora di dormire, dice Topolino. Dobbiamo proprio andare a letto, chiede Jack. Meno male, commenta Gus. Si sente così stanco. Quasi si addormenta subito sul pavimento. Gas è un nuovo arrivato. Poverino, non ha mai avuto un lettino tutto suo. Jack e gli altri amici devono insegnargli tutto. Prima cosa devi mettere il pigiama, dice Cenerentola. È un abbigliamento più comodo rispetto ai vestiti normali. Anche gli altri topini indossano pigiamini o camicie da notte. È stata Cenerentola a cucirli per loro. Come ha fatto a cucirli se non li muscoli? Gus è tutto fiero, adora quelle righe azzurre. Poco dopo Cenerentola consegna al suo nuovo amico spazzolino e dentifricio. Spazzola bene, è così che si fa prima di andare a letto. A Gus piace un sacco il sapore di menta. E ora non lo sai? Gli dicono gli altri topini. Devi lavarti le mani e il viso con il sapone, poi asciugati bene. E finalmente ognuno si accomoda nel suo lettino. Gus è entusiasta. La dolce Susie gli rimbocca le coperte. A gran richiesta, Cenerentola racconta una storia. C'era una volta un principe che viveva in un magnifico castello. Aveva cavalli, abiti eleganti, ma non era felice. Ma ti addossiscia. Infatti, scusate. E i topini si addormentano sul finire della storia. E dopo tanto viaggiare, il principe incontra finalmente una giovane che gli fa battere il cuore di gioia. Si è fatto tardi, Cenerentola deve dormire. L'indomani l'aspetta una giornata di duro lavoro. Mentre gli uccellini le cantano una delicata ninna nanna, lei già sogna il bel principe della sua fiaba. E niente ragazzi, la storia è finita, speriamo tanto che vi sia piaciuta. Credo che alcuni di voi si saranno addormentati, ma questo è il Sì. nostro intento. Speriamo che le mamme vi stiano levando i cellulari dalle orecchie perché fa male tenerli Sì. Speriamo. vicino al corpo. E niente, fateci sapere se la fiaba vi è piaciuta. Sì, e speriamo che questo essere attive vi renda felice e niente, vi teniamo compagnia, anche se questa quarantena ormai è finita, però comunque rispettate le regole. Comunque, tra una settimana, non una piccola settimana, uscirà un bel video dedicato ad Aria, appunto. Sì, dove E reagiamo su TikTok. sì, e sicuramente sarà bellissimo perché è la nostra più grande idola. Vabbè. Però non ci dilunghiamo in troppo. Vi Sì. auguriamo un buon sonno, un buon soggiorno nell'hotel dei sogni. È un buon weekend perché oggi è venerdì. E vi mandiamo un bacio e un abbraccio. Ma Fateci sapere nei commenti quando è finita a voi la scuola, non è finita il 5. Noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao! ciao Lollina, Lollina.